Molto bene, eccoci qua, diamo subito l'avvio alle telefonate, ma stavamo sorridendo col dottor Piero perché ci sono episodi bellissimi. Dicevo che in redazione un medico si è presentato dicendo voglio diventare famoso come il dottor Mozzi e siamo rimasti un po' sbigottiti perché non è questione di fama, è questione di sostanza qui. Allora, anche a lei però è successo qualcosa in queste ultime settimane, vero dottor Piero? È stato intercettato da sì, un team famoso. Sì, 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 infatti io non... Infatti lì per lì ero rimasto... Secondo solo che rispondo. Da una telefonata e che poi ho scoperto che era il gruppo di Striscia la Notizia e del Gabibbo, SOS Gabibbo, e che hanno cominciato a dire che erano alla ricerca di un falso medico e che tra l'altro la cosa strana è ingarbugliata molto e che sembrava che l'email l'avessi spedita io, che l'avessi spedita, che da me fosse arrivata loro. Che posso, sopportare tutto, veramente posso sopportare tutto. Però che mi si dica che sono un falso medico, questo qua mi fa imbestialire. Forse mi possono dire che sono un talebano della medicina, come tanti mi dicono, sì, che sono un estremista della medicina, che sono... Ecco, però che posso contare anche delle panzane, ci possono anche, lo posso anche accettare, perché ognuno deve essere libero di pensare come vuole, sarebbe sempre meglio documentare con dei fatti, però che mi dicano che sono un falso medico, questo qua mi fa imbestialire. E che ci siano delle trasmissioni che vanno alla ricerca di qualcosa sempre di negativo e invece che non vanno alla ricerca di qualcosa di positivo. Ad esempio, perché Striscia la Notizia non si interessa alle trasmissioni che questa emittente strepitosa fa? Perché queste sono trasmissioni, non lo dico per vantarmi, ma lo dico per vantare Telecolor, per vantare Antonella, per vantare tutta Telecolor, per quello che viene fatto e che è stato fatto in questi anni, perché le notizie e le informazioni che escono da queste trasmissioni credo che in nessun'altra emittente si possano ascoltare. E sono informazioni che servono a fare del bene alla gente. E allora io mi chiedo, vale ancora la pena dannarsi l'anima, andare a cercare qualcosa sempre di negativo? E non invece andare a cercare di qualcosa di incredibilmente positivo. Ecco, facciamo qualcosa di utile, ma noi andiamo per la nostra strada, che ci dà soddisfazioni. No. Ad esempio rispondiamo alla prossima telefonata. Ma che mettano in onda le trasmissioni di Prima Rete e Telecolor, che così tanta gente guarirebbe dal diabete e dall'ipertensione. Li invitiamo sul nostro canale Salute e Natura, certo. Anche perché tanti di quell'ambito lì magari avranno problemi loro stessi di salute. Io gliel'ho detto, se c'è qualcuno... Anzi, se volete seguire più trasmissioni del dottor Piero Mozzi, non solo questa che va in diretta su vari canali, vi consiglio ancora una volta il 199, il canale dedicato alla salute, ma anche alla natura, Salute e Natura. Abbiamo fatto aspettare però in linea un telespettatore. Sì, va bene. Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera dottor Mozzi, complimenti delle sue trasmissioni, molto interessanti, che ci vuol far star bene a tutti. Vengo da lei con... Io sono del gruppo A. Come si chiama signora? Maddalena. E di dov'è lei? Telefono da Brescia. Da Brescia, va bene. Ecco, e lei da queste parti non viene col mercatino? Brescia, guardi, mi hanno quasi preso con un lazzo e andrà a finire che entro la fine dell'anno una puntata a Brescia ce la facciamo. Bene, bene, bene. E noi l'aspettiamo. Allora, senta, allora, sono del gruppo A. Sì. Ecco, ho 240 di colesterolo. Sì. E ho la tendenza ad avere la pressione massima un po' altina sulle 150 e tante volte la supero. Sì. E sì che mi sono messa anche abbastanza dieta, insomma. Signora, la pressione massima, le persone di gruppo A devono starci all'occhio quando mangiano i derivati del latte, soprattutto i formaggi grassi e stagionati. O i salumi o le carni rosse, sono queste tre cose che fanno alzare in genere fanno alzare la pressione massima. Sì. E invece per il colesterolo l'ha sentito, e anche quei cereali che in teoria possono andare bene, o farinaci o simili cereali che possono andare bene per le persone del gruppo A,
Sono sostanze che alzano il colesterolo, perché anche il riso, anche il mais, anche il miglio. Se lo mangio volentieri il riso, ho eliminato la pasta. Anche le gallette di riso, le sfogliatine di mais e anche il grano. Posso mangiare. E anche il grano saraceno alzano il colesterolo, signora. Per cui quando c'è questa tendenza ad accumulare colesterolo, che poi i medici dicono, siccome non vanno a indagare bene nell'alimentazione, si fermano appunto alle proteine animali e dicono poi risposta finale e lo produce lei, e ci mancherebbe altro, chi lo deve produrre? Lo produce l'interessato al colesterolo. È una delle risposte più assurde che vengono date in genere ai pazienti. O altra definizione, sì. Lei è genetica, sì, al colesterolo genetico. Quindi signora, quando c'è quella tendenza lì, bisogna dimenticarsi tutti i cereali. E allora si passa a mangiare i legumi. Al posto dei cereali, signora, si mangerà le lenticchie, i cannellini, i piselli, le fave, i fagioli dell'occhio, oppure guardi che l'ho portata anche stasera, al posto del pane vi fate quelle fantastiche focaccine o polpettine a base o di lenticchie oppure a base di cannellini. Cannellini, tonno e uovo, questo deve diventare il pane di chi ha problemi di sindrome metabolica, di chi ha problemi di colesterolo, di chi ha problemi di glicemia. E anzi, addirittura chi ha problemi di glicemia neanche a sera queste, perché anche a cena i legumi possono, soprattutto nei diabetici che sono un po' proprio tosti, anche neanche legumi, a cena quindi? I legumi, sì. Oppure di lenticchie, signora. E lei frulla le lenticchie con il suo pollo. Sapete o col cosa tacchino, vi dico? Abbiamo gravi problemi di audio in studio. Ecco. E quindi. Allora la ringrazio. Pensi che io il pane l'avevo eliminato? Sì. Il pane l'avevo eliminato completamente, pane e pasta. Mangiavo invece del pane le galette di riso. Sì, signora. Va bene? Guardi, il colesterolo alto e il diabete e la pressione alta, la minima, ce l'hanno anche i popoli che non mangiano i cereali col glutine, sa? Ce l'hanno anche i giapponesi, i cinesi, le gallette, proprio per la loro natura, sì. Io che sono una patita di indici glicemici, sono vicino a 90, quindi sono peggio, ad esempio, di una fetta di pane, ecco. Per quanto riguarda il valore glicemico, per alzare la glicemia. Sì. Dopo poi nel pane, quello comune, c'è anche il... E poi deve stare attenta, signora, perché anche delle, tanto per dire, ne abbiamo accennato all'inizio, delle caramelline, anche cosiddette senza zucchero, sono tremende, sa? Perché i dolcificanti hanno un potere di far trattenere i liquidi, di alzare la glicemia, di alzare il colesterolo, di alzare la pressione minima. Quindi il discorso di tutti questi prodotti che troviamo anche nel supermercato, non più solo in farmacia, dei sugar free, che sono senza zucchero. Tremendi, perché quei dolcificanti ufficialmente non contengono zucchero, ma sono ricavati dai cereali fermentati e sono tremendi. Io penso a tutta questa linea di alimentazione per diabetici. Sì. Linea per diabetici, anche i cosiddetti prodotti, c'è una marca di prodotti da forno che sforna prodotti senza colesterolo, che è un grandissimo imbroglio, perché non è, anche se una persona mangia del burro, tanto per dire, non gli va sul colesterolo, gli va su minimamente, gli vanno sui trigliceridi, ma non gli va sul colesterolo. Questo non vuol dire che però dobbiamo mangiare... Ma no, per l'amor del cielo, le persone di gruppo B, quando vogliono un poco di burro, quando hanno sfizio e nostalgia di un piatto di riso col burro crudo, ecco. Beati loro, ma non a cena. Ecco. Poi volevo chiederle un'altra cosa, prima dell'altra telefonata. C'è anche da considerare una cosa, che non il riso che noi mangiamo, il riso quello bianco tradizionale, brillato così... Sì. Questo è veramente molto zuccherino. Sì. Se proprio uno volesse, ci sono dei risi, quelli orientali, come ad esempio il riso basmati, ma anche lo stesso riso integrale, che se proprio uno volesse, ha un indice glicemico molto più basso, perché è attorno ai 40, qualche riso addirittura... Decisamente 35, meglio 40, se uno deve scegliere il riso, a parte che va bene, si prestano a preparazioni differenti in cucina, a tavola, però se uno deve scegliere, è meglio scegliere il riso integrale,
che poi bisogna imparare bene a cuocerlo, in modo che sia ben masticabile, altrimenti lo introduciamo e lo eliminiamo praticamente tale quale. Oddio, potrebbe essere anche la scelta giusta, perché così sì, ne tratteniamo molto come molto entra meno. Passa. Benissimo. Sentiamo la prossima telefonata, da dove ci arriva. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, signora. Sono Morena, dalla provincia di Milano, Cinisello Balsamo. Sì. Buonasera, benvenuta. Dottor Monti. Buonasera, signora. Buonasera. Io volevo fare una domanda che è più o meno simile a quella precedente. Io sì, ho 39 anni, sono diciamo abbastanza giovane. Sì. Però soffro già da 5-6 anni di colesterolo alto. Ma il problema è che io sono di familiarità, così mi è stato detto, perché sia la mamma, che purtroppo poi è mancata un anno e mezzo fa, e anche la sorella, tutte e tre col colesterolo alto. E la mamma è mancata a che età? Mia mamma ha 66 anni, per un tumore al pancreas. Diciamo che non aveva niente e poi a un certo punto è stato diagnosticato purtroppo un tumore al pancreas. E le ripeto, tutte e tre col colesterolo alto, tutte e tre non mangiamo fritti, mangiamo un quintale di verdura, sì, eppure ogni volta che facciamo l'esame io e mia sorella abbiamo 2,40, 2,36, 2,50, dipende. Ci sì, sono stati vietati formaggi, li abbiamo tolti, i salumi li stiamo evitando e alla fine non sappiamo più cosa mangiare. Ma ne abbiamo parlato in tutta la trasmissione. Con quelle sostanze lì, con quegli alimenti, vanno su i trigliceridi. Non va su assolutamente il colesterolo. Il colesterolo è causato essenzialmente dai dolci, ma soprattutto dai cereali, dai farinaci e anche dai non cereali come il grano saraceno. Quinoa lo alza meno, amaranto lo alza meno. Il discorso sulla genetica va bene, è giusto, è corretto dire che c'è un aspetto genetico in chi produce colesterolo, nel senso che lei è programmata, se introduce determinate sostanze, è programmata a produrre colesterolo. Un'altra persona invece non produrrebbe colesterolo, magari accumula del grasso, oppure un'altra persona accumula blocchi di adipe, praticamente i lipomi, che sono blocchi proprio, ecco, di cellule adipose nelle varie parti del corpo. Per cui la caratteristica genetica c'entra, ma la causa è proprio quella, insomma. Però, dottor Mozzi, un'altra cosa, io volevo dire, io sono di A positivo, anch'io sì, gruppo A positivo, come poi fra l'altro era la mia mamma. Sì. Però voglio dire, io alla sera, per dire, utilizzo il pane azimo, che non so se va bene. Ma no, non va assolutamente bene, ma assolutamente. Sì. Il pane azimo è solamente del pane non lievitato, ma per l'amor del cielo, quello lì lasciatelo ai popoli che lo stanno usando e avranno loro... Lei, signora, vuole stare bene alla sera e non avere la tendenza ad accumulare colesterolo, anche perché se mangia del pane di qualsiasi tipo a cena lo accumula, a meno che lei non vada a farsi o della cicletta o delle camminate o 2 ore di ballo, lei l'accumula. Ma la sera si mangi delle sue belle verdure crude o cotte, o se no un bel minestrone, o se no si mangi e insieme si mangi il suo petto di pollo, si mangi il suo merluzzo, il suo tacchino, si mangi le sue uova piuttosto che no. Guardi, ho visto tante di quelle persone abbattere il colesterolo eliminando i farinacei e mangiandosi un uovo al giorno, che sarebbe proprio da,